L'illuminazione. Come funziona? Scopriamolo insieme qui su Wikiroll. Saluti e frecce ragazzi e bentornati qui su Wikiroll. Oggi parliamo dell'illuminazione, come funziona questa meccanica in Dungeons & Dragons. Ora, si potrebbe parlare sia dell'illuminazione che della vista nello stesso video, però significherebbe o che dura tantissimo oppure che bisogna un po' togliere esempi, cosa che non voglio fare, mi conoscete. Quindi preferisco dedicarmi in questa prima parte solo all'illuminazione. In un secondo video invece dedicarmi soltanto alla vista. Però nell'illuminazione, per fare gli esempi, introdurrò già il concetto di scurovisione che poi renderò più specifico nell'altro video. E questo prima di dirvi e chiedervi, invitarvi a iscrivervi al canale e a mettere mi piace se vi interessa il video. E cominciamo subito. Allora ragazzi, prima andiamo a pagina 183 del manuale e poi ci spostiamo su Roll20. Dunque, visione e illuminazione. Le attività fondamentali di un avventuriero, quindi notare i pericoli, trovare gli oggetti nascosti, colpire un nemico in combattimento e lanciare un incantesimo, per elencarne solo alcune, richiedono quasi sempre che un personaggio sia in grado di vedere. L'oscurità e gli altri effetti che oscurano la visione possono costituire un serio ostacolo. Ora, ne parlo alla fine, però è la palissiano quanto sia importante vedere in D&D. La maggior parte degli effetti richiedono che tu veda il bersaglio. Ok, se no hai svantaggi allucinanti, eccetera, eccetera. Ok, ma di questo poi ne voglio parlare alla fine. Quindi, poi ci arriviamo. Cominciamo a dividere. Prima quindi spiego la regola e poi ve la faccio vedere nel pratico. Ok? Cominciamo a dividere due zone e tre tipi di illuminazione. Ok? Abbiamo inizialmente una zona, che è quella leggermente oscurata. Quindi, un'area potrebbe essere leggermente o pesantemente oscurata. In un'area leggermente oscurata, come ad esempio una fonte di luce fioca, che poi vedremo, una nebbia rarefatta o di fogliame moderato, le creature subiscono svantaggio alle prove di saggezza percezione basate sulla vista. Quindi, l'area è poco illuminata, ripeto, poco illuminata, quindi o luce fioca, che ad esempio è quando c'è una leggerissima luce, quando è l'albo e il tramonto, lo vedremo anche dopo, comunque c'è poca condizione di luce, oppure la visibilità è ridotta, come esempio se ci troviamo nella nebbia rarefatta, oppure nel fogliame, quindi dove c'è visibilità ridotta, in quel caso, essendo una zona leggermente oscurata, avremo svantaggio alle prove di percezione basate sulla vista. Quindi che significa? Oh, mi sono cadute le chiavi! Tum! Sono in mezzo alla nebbia, oppure la zona è poco illuminata. Per cercarle avrò svantaggio le prove di saggezza percezione. Ok? Basate sulla vista. Non è che annuso le chiavi, ma se cerco le chiavi, svantaggio. Capito? Questo quando mi trovo in una zona leggermente oscurata. Vediamo quella pesantemente. In un'area pesantemente oscurata, come per esempio una zona di oscurità, quindi dove è buio, di fitta nebbia o di fogliame denso, la visione è interamente bloccata. Quindi è buio, c'è una nebbia fittissima, oppure sono dentro il fogliame denso che non vedo proprio niente, in quel caso non vedo niente. Che cosa significa? Che quando una creatura cerca di vedere qualcosa in quell'area è soggetta a tutti gli effetti della condizione di accecato. Siete accecati, non veramente, ma abbiamo quella condizione. Quindi andiamo a pagina 290 e troviamo qui la condizione accecato, per ricordarla ragazzi. Una creatura accecata non è in grado di vedere, quindi non vede, e fallisce automaticamente qualsiasi prova di caratteristica che richieda l'uso della vista. Ok? Quindi cerco qualcosa? Non ce la faccio. Fallisco in automatico. Occhio quando si è accecati, perché molti incantatori dimenticano di leggere bene la descrizione dell'incantesimo. Quindi provo a colpire, casto, che so, comando su quello lì. Però l'incantesimo magari ti richiede che tu lo debba vedere. Se sei in quella zona e sei accecato, quindi sei accecato, non puoi farlo, perché se non riesci a bersagliarlo non lo puoi fare. Quindi occhio quando siete al buio, ok ragazzi? Quindi, non solo, i tiri per colpire contro la creatura dispongono di vantaggio, mentre i tiri per colpire della creatura subiscono svantaggio. Cosa significa? Chi prova a colpirmi ha vantaggio.
Se è io che sono al buio provo a colpire qualcuno, svantaggio. Perché è normale. Sono al buio, non vedo niente, ok? Quindi sono nella condizione di accecato, non vedo niente, provo a colpire qualcuno. Ah, dov'è? Tu! Tiro, lo faccio con svantaggio, perché non lo vedo. Posso usare gli altri sensi per cercare più o meno di poter indirizzare bene il colpo, ma in maniera limitata, per questo si ha svantaggio, ok? Lui invece, se ci vede, perché magari ha scuro visione o altre cose, che cosa succede? Che se lui ci vede, ha vantaggio, perché noi non lo vediamo. Perché noi siamo in questa situazione dove siamo estremamente vulnerabili, ok? Non vediamo da dove può arrivare il colpo, quindi magari siamo girati dall'altro lato, oppure siamo impauriti, o chissà quell'altra cosa. Insomma, lui ha tutto il tempo di prendere la mira perché tanto non lo vediamo. Boom! In comune ha vantaggio al tiro per colpire nei nostri confronti. Capito? Quindi questa è la prima cosa per quanto riguarda le aree. Torniamo a pagina 183 del manuale e andiamo a vedere adesso i tre tipi di luce. Quindi abbiamo visto le aree. L'area leggermente oscurata e quella pesantemente oscurata. Non parliamo dell'area in piena luce, perché quella è normale, ok? Vediamo i tre tipi di luce. Luce intensa, luce fioca, oscurità. La presenza o l'assenza di luce in un ambiente può creare appunto tre categorie di illuminazione: luce intensa, luce fioca e oscurità. La luce intensa consente alla maggior parte delle creature di vedere le cose normalmente. Anche le giornate più smorte forniscono luce intensa, così come le torce, le lanterne, i fuochi e le altre forme di illuminazione entro un raggio specifico. Quindi, o il sole, perché è giorno, oppure se è accesa una torcia, se è acceso un fuoco, un accastato luce, non lo so, qualunque effetto che crei luce, in quel caso crea una luce normale. Occhio alle torce, perché le torce hanno un raggio, ma questo lo vedremo tra poco. La luce fioca. Luce fioca, equivalente alle condizioni di ombra, crea un'area leggermente oscurata. Mo' la vedremo. Una zona di luce fioca si trova solitamente a metà tra una fonte di luce intensa, come una torcia, e l'oscurità circostante. Lo vedremo fra pochissimo. Anche la luce tenua del crepuscolo o dell'alba conta come luce fioca. Una luna particolarmente splendente potrebbe proiettare luce fioca nell'area. Quindi, state giocando di notte? Ma c'è la luna piena. È comunque luce fioca la luna piena, ok? Occhio, perché luce fioca che ci crea una zona leggermente oscurata. Quindi occhio, perché se combattete in condizioni di luce fioca avrete svantaggio alle prove di saggezza percezione basate sulla vista. Ok ragazzi? Mi raccomando su questa cosa. Infine, l'oscurità genera un'area pesantemente oscurata, quindi oscurità ci crea la condizione di accecati se ci troviamo all'interno, se non abbiamo scura visione. Lo vedremo. I personaggi si ritrovano immersi nell'oscurità di notte, anche nella maggior parte delle notti di luna, ok? A meno che non c'è luna pienissima, oh mio Dio, bellissima, dove ci si baciano tutti. In quel caso è buio, oscurità. All'interno di un dungeon o di una cripta sotterranea priva di fonti di luce, oppure in un'area di oscurità magica. Allora, l'oscurità magica la tratteremo a parte quando faremo l'incantesimo oscurità. Però non vi preoccupate, ok? Questa è una cosa a parte. Di solito l'oscurità non si vede, ok? Quello è il buio. Quindi, ricapitolando, e adesso andiamo su Roll20, abbiamo due tipi di zone. Leggermente oscurata e pesantemente oscurata. Tre tipi di illuminazione. Luce intensa, quella del giorno, oppure di una torcia, di un fuoco, l'illuminazione tipo l'incantesimo luce, quello che volete. Luce fioca, in questo caso abbiamo la via di mezzo che c'è tra una torcia e il buio, quindi quella che va a sfumare, che vedremo tra pochissimo, e infine, oppure la luna piena, in questo caso una luce molto bassa, quella dell'albo del crepuscolo, e infine l'oscurità e il buio, ok? Ci siamo? E adesso andiamo sul Roll20. Allora ragazzi, a parte che mi è mancata tantissimo questa visuale, adesso vi spiego tutte le implicazioni del buio, tutte quante, e vi divertirete, perché sono tantissime. Questa è la situazione. Abbiamo una torcia che emette luce piena per 6 metri, quindi luce intensa per 6 metri, luce fioca per altri 6. E abbiamo Gianfrancioschio, che è un umano. Abbiamo Pippo, che è un altro umano. E abbiamo Panzio, che è un altro, che in questo caso è un mezzelfo, quindi possiede scuro visione, ok? Poi vi faccio vedere tutto quanto. Allora ragazzi, vediamo cosa vede il nostro Gianfrancioschio. Gianfrancioschio che si fa i fatti suoi qua in mezzo, cioè vicino a questa torcia. Grazie alla visuale da umano di Gianfrancioschio vediamo che la torcia emette luce intensa per 6 metri, ok? Dopodiché luce fioca per altri 6.
piccola parentesi, nella realtà questo stacco non sarebbe così netto, ovviamente sarebbe tutto graduale, però qua, anche per necessità, per farci capire un pochettino come funziona, ce la rendo un po' più netta la differenza, ok? Quindi, abbiamo luce intensa, in questo caso Gianfrancesco sta nella luce intensa, qui è normale. Qui sarebbe in luce fioca, quindi se gli cadono le chiavi, in questo caso avrebbe svantaggio la prova di percezione per cercarle, ok? Per trovarle, perché nella condizione, in una zona leggermente oscurata, hai svantaggio le prove di percezione, come abbiamo visto nella regola prima. Qua invece, se fosse completamente al buio da umano, lui sarebbe come nella condizione di accecato, ok? Però vedrebbe benissimo tutto ciò che è illuminato dalla torcia, ovviamente, ok? Però tutto quello che qui a destra non vedrebbe assolutamente nulla. Rimettiamolo dove era qua. Andiamo a vedere il buon Pippo. Il buon Pippo è un umano, quindi non vede tutto attorno a sé, ma vede benissimo ciò che è illuminato dalla torcia. Qui è una zona di luce intensa, questa è una zona di luce fioca, qui al buio. Ora, vede benissimo il nostro Gianfrancioschio. Ce la fa a voglia, ragazzi, non ha difficoltà, perché quello si trova a luce intensa. Mentre Pippo, per Gianfrancioschio, si trova al buio. Gianfrancioschio non lo vede, non sa dove è Pippo, ma anche se lo sapesse, perché magari ha attaccato, ha rivelato la posizione, magari non era nascosto, comunque non lo vede, capito? Perché dico questo? Voglio rinfrescarvi la memoria, ragazzi, per quanto riguarda la regola sui bersagli non visibili. Quindi succede che quando un personaggio attacca un bersaglio che non è in grado di vedere, subisce svantaggio al tiro per colpire. Quindi, se il nostro... Non è finita la regola, mo ci arriviamo. Se il nostro Gianfrancioschio volesse provare a colpire il buon Pippo, dato che non riesce a vederlo, avrebbe svantaggio. Quindi, Gianfrancioschio vuole provare a colpire Pippo? Può farlo. Può farlo. Se sa dov'è, lo fa, ok? Se non era nascosto, se magari ha già attaccato e quindi ha rivelato la posizione, lui dice io lo provo a colpire, ok? Anche se al buio, ma ho svantaggio. Perché semplicemente invece di usare la vista provo a usare gli altri sensi, ma ovviamente lo fa con grande svantaggio, quindi lo fa con svantaggio se vuole provare a colpire Pippo. Viceversa, cosa dice la nostra regola? Che quando una creatura non è in grado di vedere il personaggio, quest'ultimo dispone di vantaggio ai tiri per colpire contro di essa. Cosa significa? Che il buon Pippo, dal momento che Gianfrancioschio non riesce a vederlo, lui ha vantaggio nei tiri per colpire nei suoi confronti. Capite? Anche da... Pippo è al buio, quindi Gianfrancioschio non lo vede. Quindi Pippo si trova in una situazione di vantaggio, che lui non riesce a... lui non mi riesce a vedere, io ho tutto il tempo per mirare e colpirlo bene. Boom! E questo pure in luce intensa, a posto. Pippo vuole provare a colpire Gianfrancioschio a vantaggio, capito? Questa è una delle situazioni più comuni. Ora, c'è però Panzio. E che fa Panzio? Prima di tutto, se, come detto, se Pippo volesse provare a colpire Gianfrancioschio avrebbe vantaggio. Ma se Pippo volesse provare a colpire il nostro Panzio, avrebbe svantaggio, perché non lo vede. Questo è ciò che vede Pippo. Dov'è Panzio? Lui non lo vede. Pippo avrebbe vantaggio nei confronti di Gianfrancioschio, ma svantaggio nei confronti di Panzio, perché non lo vede, per la regola detta prima. Panzio è un mezzelfo, lui ha scuro visione. Come vedete, vedete quest'area tutta, quest'area grande, è grigia. Qua su Roll20 puoi anche scegliere tu il colore. In questo caso, lui vede di grigio tutto quanto, per tutto questo cerchio, anche in basso ovviamente. Perché è un mezzelfo, ha la scuro visione, ok? Quindi, Panzio, Gianfrancioschio lo vedrebbe comunque, perché quello è mezzo vicino alla torcia e lo vedrebbe. Ma lui riesce a vedere il buon Pippo, ce la fa. Quindi Panzio potrebbe benissimo colpire Pippo, in questo caso con vantaggio, perché Pippo non lo vede, capito? Come per la condizione di prima. Avete capito tutto quanto come funziona, ragazzi? Questa è la base della regola per quanto riguarda l'illuminazione, e le implicazioni nell'ambito delle fight sono tantissime. Quindi Gianfrancioschio si trova in mezzo alla luce, avrebbe svantaggio ai tiri per colpire nei confronti di tutti, perché non vede nessuno. Pippo
avrebbe vantaggio nei confronti nel tiro per colpire contro Gianfrancesco, perché lui lo vede ma Gianfrancesco non riesce a vederlo, e avrebbe però svantaggio nei tiri per colpire contro Panzio, perché non riesce a vedere Panzio. Il buon Panzio invece avrebbe vantaggio nei tiri per colpire contro tutti, perché Pippo non riesce a vederlo e Gianfrancesco non riesce a vederlo. Avete capito? Questa è la base della regola nel combattimento per quanto riguarda l'illuminazione. Le implicazioni e anche di roleplay ne parliamo adesso nelle mie tips. Ora, dal vivo dire quella che è una zona d'ombra, una zona di luce, magari su una flip map, quindi una mappa oppure su un quadernino, eccetera, eccetera, può risultare complicato. Su Roll20, Foundry, eccetera, eccetera, altri software online diventa bellissimo. Io poi adoro quella componente, tra virgolette, scacchistica delle fight in D&D. Adoro il roleplay tantissimo, ma amo alla pari anche le meccaniche di gioco che te lo rendono molto strategico. Gusto personale. D&D ti consente di poterlo fare. Con una descrizione tu puoi ovviare quella che può essere la mancanza di una mappa per capire più o meno dove ti trovi, eccetera, eccetera. Ma l'applicazione è bellissima. Avete visto quanto in realtà potete fare in questi casi? Quanto conta avere scurovisione o non averla? Quanto conta accendere una torcia o non accenderla? Quanto conta trovarsi al buio rispetto che una zona di penombra piuttosto che una zona di illuminazione intensa? Tutto questo ha delle implicazioni impressionanti a livello meccanico. Senza contare che le visioni non solo valgono tra gli umani, ma valgono tra i mostri. Ci sono mostri che hanno capacità di visione, come vedremo nei video successivi, impressionanti, così come alcune capacità grazie a Tash, oppure il fatto che razzialmente potete essere capaci di. Ragazzi, quanto questa regola applicata cambierebbe radicalmente non solo la vostra fight, ma il modo di ruolare. Perché essere al buio è un qualcosa che non viene ruolato. Di solito si dice, siete al buio, ah, io ho scurvisione, io accendo una torcia, fatto, casto luce, boom. Ma quando poi tutte le luci si spengono, o se ti cade la torcia, che succede? Poco, secondo me, viene narrata la condizione di illuminazione diversa e le emozioni che ne derivano da questo. Un umano senza vedere è vulnerabilissimo. Mi spiego? Una razza dotata di scurovisione ha quel vantaggio in più, tra virgolette. Come la ruoli questa cosa? Per questo dico che le implicazioni non sono estreme e assolutamente belle, tantissime a livello meccanico di fight, poi su Roll20 o su questi altri software allucinanti, ma proprio di roleplay. Come si può fare a caratterizzarle in maniera davvero interessante, impattante, bella? E beh, ovviamente, bonus e malus che vengono fatte. Il buio deve essere una minaccia, perché non sai da dove viene il buio. Il fatto che tu non riesca a vedere una creatura e provi a colpirla, cosa ti fa provare? Come la interpreteresti? Sono queste le riflessioni, secondo me, che le meccaniche possono portare all'interazione tra i giocatori, tra i giocatori e i mostri, eccetera, eccetera. Su questo ci dovremmo concentrare, oltre al fatto che meccanicamente, appunto, nello scacchi D&D diventa tutto fantastico. Avete visto un'implicazione? Per questo poi incantesimi come oscurità, come nube di nebbia, che poi io tratterò singolarmente, oppure lanciare una torcia, spegnere una torcia, spegnere le luci perché noi abbiamo oscure visioni. Ragazzi, è bello. La differenza tra nascosti e stare invece al buio, rivelare la posizione o meno, che ti rende quel talento più utile piuttosto che una... Le implicazioni sono davvero tantissime. Fatemi sapere cosa ne pensate davvero su questa cosa, ragazzi. Davvero, qui nei commenti. E come al solito, iscrivetevi al canale se vi va e mettete mi piace al video se vi è interessato. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video qui su Wikiroll. Solo per oggi, vieni a provare anche tu il server Discord Wikiroll Dungeons & Cazzage. Abbiamo DM che cercano giocatori, giocatori che chiedono cose per imparare a giocare, una land con tanto di cimitero, un'iniziativa multitavolo tra mezzo giocatori, eventi periodici, Giulio e intanto Alberto. Solo qui, su Wikiroll Dungeons & Cazzage. Trovate il link in descrizione.